Sono drammatiche le ore vissute dalla Fondazione Campanella a Catanzaro, dai dipendenti e dai degenti, perché l'incubo di una chiusura della struttura sta divenendo realtà con il trascorrere dei giorni. Non è infatti servita una lunga riunione di oltre 5 ore tra i vertici regionali, il presidente della giunta regionale Giuseppe Scopelliti ed il rettore dell'Università Magna Grecia Aldo Quattrone, che gestisce la fondazione con la regione Calabria. Non ci sono i soldi e dunque non è possibile trovare una soluzione per i dipendenti e i degenti della struttura, che in questi anni si è sempre distinta come eccellenza. Scopelliti deve trovare i soldi, perché le promesse, che da oltre un anno vengono fatte, non bastano più, neppure a Quattrone, che per firmare un'intesa che accorpi i dipendenti del Campanella al Mater Domini vuole garanzie scritte. Intanto cresce l'ansia e l'esasperazione dei protagonisti aumenta con il passare delle ore. Sì, ho ritenuto necessario convocare questa conferenza per dare ai cittadini una chiara spiegazione del perché questa intesa non può essere sottoscritta al momento. La spiegazione è molto semplice: la proposta di intesa non soddisfa i requisiti necessari per poter essere firmata, non ci sono le garanzie né economiche né normative. In poche parole, non siamo sicuri di quella che del sostegno economico che l'azienda Mater Domini riceverà per il trasferimento delle unità operative dalla Campanella alla Mater Domini. Senza un chiaro finanziamento queste unità non potranno essere attivate e c'è il rischio di compromettere i percorsi formativi di medicina. E poi manca anche una idea chiara da parte della Regione su come utilizzare il personale della Fondazione Campanella. Noi siamo interessati a salvaguardare i loro posti di lavoro, non solo perché sono dei lavoratori eccellenti che da tanto tempo prestano la loro opera con dedizione, serietà e impegno, ma perché riteniamo che queste unità che vengono trasferite senza il personale non potranno comunque essere attivate e lavorare. E oggi in piano di rientro l'azienda Mater Domini, che è un'azienda pubblica, non può assumere nessuna persona. È necessario dunque poter utilizzare il personale della Fondazione Campanella, che rimane nella Fondazione Campanella, ma poi in convenzione prestare la sua opera per queste unità per cui oggi lavora e che domani lavoreranno in Mater Domini. Senza una rassicurazione chiara, scritta, su questi due punti fondamentali, il rettore non può sottoscrivere l'intesa, non perché è capriccioso, perché potrebbe compromettere i percorsi formativi di medicina di cui io sono il garante. La realtà della vita ha due facce antitetiche. Da un lato c'è il colore oscuro, tenebroso della sofferenza, della violenza e della persecuzione, e voi nella vostra terra ne siete testimoni anche a causa della criminalità organizzata e del reticolo dei clan, ma c'è un altro volto più importante, che è quello della luce, della speranza e della resurrezione. Lo ha detto il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, intervenendo a Catanzaro nel giorno del Cortile dei Gentili, struttura vaticana voluta da Papa Benedetto XVI per il confronto con i non credenti. Ravasi ha anche celebrato la messa nel Duomo di Catanzaro, in una cattedrale gremita di fedeli, alla presenza di autorità civili e militari, ed ha sottolineato come ognuno di noi, magari nel profondo del cuore, ha un'amarezza, un'insoddisfazione, una disperazione. Dio non solo ascolta, ma vuole entrare pienamente nel dolore dell'umanità e, sceso sulla terra, asciuga le lacrime dal volto degli uomini, introducendo il sorriso. Circondato dai sacerdoti della diocesi, l'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone, ha ringraziato il cardinale Ravasi per la sua presenza a Catanzaro. Non ho parole per ringraziarla delle tre lezioni che ci ha offerto, ha detto Monsignor Bertolone, che hanno lasciato un segno profondo nei sacerdoti, in tutti i fedeli ed anche in tanti fratelli laici che non la pensano come noi. Non alza bandiera bianca la regione, ma poco ci manca. È il dato allarmante diffuso oggi nel corso di una conferenza stampa dall'assessore regionale all'ambiente Francesco Pugliano, che ha rendicontato pubblicamente lo stato di salute della struttura di smaltimento rifiuti in Calabria. La regione è malata, magari ancora non spacciata, ma rischia sul serio di soccombere. Siamo al collasso, ha detto Pugliano, perché ciò che abbiamo trovato dopo 11 anni di commissariamento è drammatico. Abbiamo strutture insoddisfacenti e soprattutto non possiamo più andare avanti nello smaltimento dei rifiuti, contando solo sulle nostre risorse. Serve confluire rifiuti in Sicilia e Toscana, perché la Puglia non basta e perché le nostre discariche sono insufficienti. In questa condizione di collasso
Io credo che ci sia bisogno della collaborazione e della responsabilità di tutta la Calabria per vedere come uscirne fuori da questa situazione drammatica. E allora, per quanto riguarda intanto il sistema impiantistico, che sicuramente conosciamo un po' tutti, è un sistema impiantistico incompleto. In pratica sembra davvero lontana una risoluzione positiva dell'emergenza. Ciò che pare certo però è che oggi la regione sembra maggiormente preoccupata di giustificarsi e di consegnare le responsabilità al commissariamento terminato 16 giorni fa, come se dell'emergenza rifiuti in 3 anni di assessorato lo stesso Pugliano non ne avesse mai sentito parlare. Rimane da capire quanto tempo occorrerà ora per riportare alla normalità l'emergenza, mentre città come Reggio e Cosenza cominciano a vivere seri problemi che anche il resto della regione ben presto vivrà. Le rassicurazioni di certo non bastano più e dai cittadini la fatidica affermazione "stiamo facendo il possibile" appare come una ammissione di incapacità nell'affrontare il problema.